La nostra biblioteca, nonostante le difficoltà del periodo, è aperta per il prestito dei libri. Per il momento la richiesta è possibile solo in modalità informatica. Stiamo lavorando per essere pronti ad aprire non appena sarà possibile e nell'ottica di migliorare l'offerta libraria, in questo periodo abbiamo arricchito la nostra biblioteca con quasi un migliaio di nuovi libri. L'acquisto è stato possibile grazie al Fondo Nazionale per l'Editoria. Era decisamente passata l'ora del letargo, ma Orso non riusciva proprio ad addormentarsi. La sua tana, come al solito, era troppo affollata. Procione russava, Castoro si agitava nel sonno e Puzzola. Puzzola, sinceramente, non emanava un buon odore. Ne ho abbastanza di essere trattato come un grande tappeto peloso, grugnì Orso. Me ne vado. E la storia continua. C'era una volta un piccolo pesce nero che viveva con sua madre in un ruscello tra due cascate. Se non fosse stato per la pioggia o per il vento, la vita nel ruscello sarebbe stata uguale giorno dopo giorno. L'acqua scorreva e tutti i pesci nuotavano su e giù. Non erano pesci molto simpatici né molto intelligenti. Ancora tu? Dicevano ogni volta che si incontravano. Chi ti aspettavi di incontrare? Qualcuno di nuovo? Di notte il ruscello era buio. L'unica luce che si poteva scorgere era quella della luna quando brillava nel cielo. Il piccolo pesce nero ne poteva vedere il riflesso attraverso il tetto ricoperto di muschio della sua casa. Avrebbe tanto voluto uscire per osservarla meglio. Da lassù la luna può vedere tutto, pensò. Deve essere capace di guardare ben oltre il nostro ruscello. Il pesciolino cercò di spostare il muschio per parlare con la luna e farle delle domande, ma la storia continua. Un giorno il nonno cominciò a scordarsi le cose. Piccolezze all'inizio. Preparava il tè e poi si scordava di berlo. E alla fine si ritrovava con una dozzina di tazze di tè freddo schierate sul tavolo della cucina. Oppure si preparava a fare il bagno, ma si scordava di chiudere i rubinetti, così allagava l'appartamento del piano di sotto. Col tempo cominciò a scordarsi cose sempre più importanti. Che anno era, se sua moglie era morta da un pezzo oppure se era viva, e la storia continua.